Ciao a tutti ragazzi e bentornati al nostro video di dinosauri. Allora, oggi andiamo a studiare gli ittosauri. Questi. Come avevamo promesso nel video di ieri. Questo. Guardate. Per me sono una specie di delfino, tipo. Sì, una specie di delfino perché ha il becco e ha le somiglianze. No, non il becco, il muso. Sì, e gli occhi verdi o azzurri. Allora, inizio a leggere. Leggi tu? Sì. I ittiosauri somigliavano agli squali, che sono dei pesci, e ai delfini, che sono mammiferi. Quando un animale inizia a somigliare a un altro, gli scienziati parlano di evoluzione convergente. Ciao. Ok. Chiudete la porta. Chiudi la porta dalle due. A differenza dei pelosauri, che utilizzavano gli arti come pale per darsi la spinta, gli ittiosauri facevano oscillare la coda come i pesci. La cantinaia di scheletri alle centinaia di scheletri completi del ittosauro invenuti mostrano scusate come questo rettile arrivava ai 2 metri e pesava 90 kg. Ok, ora cambiatevi posto che devi leggere tu. La vedi due, ma leggi tu. Vai. Vensa Kench. Allora, aveva le ossa delle orecchie molto sviluppate per percepire le vibrazioni prodotte dalla preda sott'acqua. Interessante. Alcuni scheletri fossilizzati di, vieni un po' tu a leggere. Interessante. Di Ichthyosaurus e di altri ittiosauri sono stati rinvenuti con i loro embrioni. Zitta. Un'altra. Quella di sempre. Ho perso il segno, oh, cacchina. Ecco. Un momento. Questo dimostra che l'ittiosauro partoriva i piccoli invece di deporre le uova. Quindi è un delfino, diciamo pesce, che invece di deporre le uova faceva direttamente dei cuccioli. A somiglianza di lui. Però mi siete accorti una cosa, vieni un po' da lì. Hai visto il mare come, cioè l'acqua come, è l'oceano, giusto? Sì. E guarda l'acqua come blu. E vedi, cioè è strano. Non è più come adesso. E guardate l'acqua come bella invece qui. Cioè l'acqua è più blu, più azzurro, queste cose qua. Invece l'oceano di ora. Cosa fate? Sento delle voci. Davide, hai visto? Davide 2, hai visto il mare, l'oceano com'è ora? Sì, sembra molto. Ma invece, ora, l'acqua dell'oceano sarà sicuramente diversa. Perché sì. È cambiato tutto, no? Da sì, anni, è cambiato anni, tutto io. Da almeno 100.000 anni. Anche di più. No, sì. Da 100.000 anni. Quanto vuoi il passato fare? Non lo sa nessuno, solo le scimmie. Sì. Eravamo noi. Non so. Vabbè. Questo futuro di dinosauri, questo passato di dinosauri, scusate. È molto affascinante e molto istruttivo per la storia. Noi non lo sappiamo, ma lo sanno solo le scimmie. Perché le scimmie sono sopravvissute in quel momento, no? C'erano. No, quando c'erano i dinosauri. Vabbè. Una cosa di questi però. Ora leggi tu uno. Boh, sì. Uno degli ittiosauri più grandi fu lo
Shatasaurus, lungo oltre 20 metri e dal peso di 25 tonnellate. Interessante! Lungo oltre 20 metri e dal peso di 25 tonnellate. Nessun dinosauro acquatico pesava di quel chilo. Magari andando avanti, ragazzi, tra due giorni loro due se ne devono andare. Sono venuti in vacanza qui, però loro due se ne vanno, quindi io quando mi metterò la scheda al telefono farò un canale di lui, cioè di lui. Per te ti sorprenderò sui dinosauri, quindi leggerò qualcosa sui dinosauri, un video tuo, e a te... Conta da casa, vai. Vabbè. Se no carico un video... Potremmo vederci con la videochiamata. E Davide, poi tu dovresti usare il telefono di tua mamma. Esatto. Chiama sul telefono di mia mamma e io vi farò vedere nel video. Esatto. Bravo. Lo fai? La maglia sulla sedia. Ok, ora lasciamo le chiacchiere. Non si vede la pancia di Zuzu. Togli sta mano. Ragazzi, basta ora. Ho detto quello che dovevo dire. È un simbolo del Zuzu. Dai, però, mamma mia. Davide e due abbiamo detto basta i momenti comici. Ok. Dai. Ritorniamo a noi e lasciamo via queste chiacchiere. Quindi... Finito questo dinosauro? No, quasi. I Tosauris erano molto diffusi nel Triassico e nel Giurassico, nel 252 al 145 migliaia di anni fa, ma diventarono più rari. Ma non stai mai fermo comunque! Vabbè, dai. Sto fermo e come? Ma diventarono più rari nel Giurassico superiore e nel Cretaceo, scomparendo 60 migliaia di anni fa. Ictosaurus significa lucertola pesce. Okay. Lucertola pesce? È un soprannome molto interessante. Mi fai parlare? Sì. Allora, mettiamo un'altra regola in questi ultimi giorni, che quando dovete parlare... Alzate la mano. Alzate il dito, anzi. È bella. I cercatori di fossili hanno trovato resti di ittosauro ovunque nel mondo, nelle Americhe, in Europa, in Russia, in India e Australia. Mamma mia, un dinosauro così semplice da trovare nell'acqua non si è mai visto, non si è mai fatto vedere, e a me sembra come se fosse Davide affascinante. Ti sei dimenticato del dito. Aspetta ora. Lo sapevi? Il primo fossile di Ictosaurus fu rinvenuto nel 1811 dall'inglese Mary Henning. Ci vollero 7 anni prima che gli scienziati riuscivano a identificarlo come rettile. Incredibile, è esistito il fossile. Ecco, 1811. E l'hanno trovato ed è stato trovato da un inglese di nome Mary Henning. Sì, e da inglesi. Ok, ragazzi, volevo fare un'altra paginetta. Ma ci sta il video. Ma sì. Ci vediamo, ecco, stasera per... No, ma cosa dici? Vogliamo fare quest'altro? Tanto abbiamo altro tempo. Sì, siamo solo così a 10 minuti. Sì, esatto, so questa pagina e poi
faremo qualcos'altro. Poi dopo, poi facciamo passare un po' di tempo e dopo volevo farvi vedere un altro dinosauro che ho visto e che a Davide piace. Ora facciamo sempre questo qua, che è il mio preferito, che è uno dei miei preferiti. Acquatici? Sì. Ecco, e assomiglia proprio a un serpente. Ha e sempre... guardate che bestione grosso. Si è sempre lito, eh? Allora, questo dinosauro praticamente ha il cranio sempre di un dinosauro, ma ha la coda di un pesce, quindi... Like. Ma sei ancora... Bisogna dire. Oggi sono il mio... Sì. Ok, avanti. Ti metto in faccia questo like. Basta, okay. Basta. Oh, 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 oh. Un altro momento comici. Ma ora, ma io leggo, no? Se vi sembra normale che io sto parlando, leggendo il loro, io ci dico 30 volte alza sta mano e nemmeno per sogno. Vabbè, leggi i plesiosauri. Leggi, Sara. I plesiosauri erano rettili acquatici molto diffusi dal Triassico superiore al Cretaceo superiore nel 210-66 mila anni fa. Ok? Erano più vieni tu a leggere. Erano più adatti alla vita acquatica rispetto a notosauri e placodonti. Usavano le loro arti simili a pinne come palle per darsi la spinta nell'acqua. Ok. Molti plesiosauri avevano un collo lungo e flessibile. Era elastico. Era elastico. Vabbè, alla fine flessibile si dice anche elastico. Sì. Avevano la testa piccola con mascelle forti, denti affilati. Davide, volevo dire un'altra cosa. Tu, prima di parlare, alzi dito, io vedo chi deve parlare prima e ti dico parla. Non è che all'improvviso parli e poi fai così. Che mi dà fastidio, uno parla di qua, uno parla di qua, io sto parlando, no? Continuiamo la lettura. La dieta di questi rettili marini si basava sul pesce, calamari e probabilmente pterosauri. Rettili volanti, come i pterodattili che abbiamo studiato già, i pterosauri e i pterodattili. Come per esempio i primi. Quelli che abbiamo fatto ora, non ve li faccio vedere perché sennò perdiamo altro tempo. Siamo già a 12. Vabbè, un pochino di tempo. Ieri però ci abbiamo messo più tempo. Vabbè. Sì, perché avevamo così tanto tempo per studiare. Continua. Rettili volanti che volavano a pelo d'acqua in cerca di cibo. Il primo fossile di Plesiosaurus fu trovato all'inizio del 1800 da Mary Anning Alim Regis. Sulla costa meridionale dell'Inghilterra. Il fossile conservato al Museo di Storia Naturale di Londra è lungo 2,3 metri. Ok, 2,3 metri di... deve essere stato molto duro trovarlo. Il suo collo era molto flessibile e aveva così tante mascelle forti, quindi avrebbe dovuto, quindi di sicuro mangia parecchie. Ragazzi, vediamo se dice, perché in questi giorni quando stiamo leggendo le pagine, però stiamo andando un po' più indietro, non dice diciamo dei denti oppure degli artigli alcuni, non so, questi non ce l'ha, però ha i denti molto affilatissimi. Sì. Come lame. Viene, guardate. Come lame, tipo. Aspetta come che guardate. Il tiranosauro. Vieni qua. Lo so, lo sto facendo prima loro. Sì, ha denti così grandi, tipo come
il tirannosauro. Quasi. Quasi o più o meno con me. Sì, hai ragione, Davide, due. Quasi o più o meno. Sì, più beh, diciamo un po' meno, sì. Diciamo più o meno. Vai via, cacca. Gaggina, vai. Non erano. E qual è il mio posto? La sai, fai mettere a lui. Ma te metti vicino a Davide e là. Non era un nuotatore veloce, usava i suoi artigli simili a pinne per muoversi nell'acqua, ma aveva una coda debole che non gli dava abbastanza spinta. Wow, è davvero affascinante. L'Erasmosaurus, il plesiosauro più lungo, visse alla fine del Cretaceo circa 80 miglia, raggiungeva i 14 metri di lunghezza e un peso di 3 tonnellate. Dici, Sara, ha ragione, perché il dinosauro è molto pesante. Ok. E la coda non riuscirebbe abbastanza a portarlo. Ah, infatti. Cioè, uno lo dovrebbe avvolgere tutto nella rete. Sì. E poi prenderlo, perché poi sì, è pesante, di 3 tonnellate. La coda dovrebbe essere più forte. Dovrebbe spingerlo come dei 100 uomini. Mangia. Dovrebbero spingerlo in acqua. Ti va. Dovrebbero. 100 uomini? Troppo poco. Io dico i 100 uomini basterebbe per rimetterlo nell'acqua. No, 100 mi sembra un po' troppo. Di meno. Forse 70, la 70. Io 80. 80. Secondo me 60, 70. No, 70. Io dico 80. Sì. Secondo me anche 60. No, 70, secondo me 70 è meglio, perché c'è questo dinosauro. Non lo sappiamo. Non si sa, però noi ci immaginiamo. Va meglio. Tu, mo scambiatevi i posti. Vieni tu di qua e tu vai di là. Se no, boh. Vai questo. Lo sapevi? L'enorme pleosauride. L'enorme pilosauride. Se non riesci a leggere, fa fare leggere a Davide. Leopleuron. Uno degli animali marini più grandi della sua epoca. Erano lungo 10-12 metri. Wow, è davvero fantastico. Ok, ragazzi, ora è il momento di salutarci. Beh, e sì. Ci vediamo un'altra volta. Ma aspetta, non staccare subito, Davide, ma tu diresti di fare qualche altra pagina? Beh, 18 minuti mi sembra anche un po'. Beh, sono un altro video stasera al massimo. Sì. Ah, ragazzi, io stasera non ci sono. Vabbè, lo facciamo domani. Sì, domani dobbiamo fare una cosa. Domani facciamo i placodonti. Sì. I notosauri. E poi faremo i mammiferi. A forza. Quelli che sto ascoltando. Dobbiamo fare a forza 3 pagine, perché sono gli ultimi giorni. Vorrei godermi questo, no? Sì. Mammiferi. E poi i mammiferi ce ne sono tantissimi in questa lista. Gli erbivori. Poi e sono in via di estinzione. Come in via di estinzione? Sì, i mammuti lanosi. I mammiferi ci sono ancora. Cosa? Un tantino dai de checco. Prima c'è un gruppo di mammiferi e la metà, ecco, se hai un branco di mammiferi e metà muore, quindi si muore, gli altri sono estinzione. Vabbè, però ci sono ancora altri molti mammiferi. Sì, mamma, e poi devi salutarci, siamo 20 minuti. Sì, allora metto il segno dove dobbiamo fare domani.
Non vedo l'ora di fare il mammut lanosi. Sì, infatti. Ok, ho il segno di tutte e due le pagine. Ok, ragazzi, è il momento di salutarci. E ci vediamo al prossimo video. Aspetta, di domani. Ragazzi, mettete like e iscrivetevi allora, al canale. Allora, stasera io non ci sono, quindi non credo che lo faremo questo video. Ma lo faremo domani. Lo faremo domani, faremo tre pagine di dinosauri. Mettete like, lasciate like e iscrivetevi al canale. E domani addoppieremo il lavoro. Tre pagine. Ciao. Ciao. Ciao.